Rieccoci in studio, inizia il nostro ampio post partita, siamo in attesa naturalmente del collegamento con lo Stadio San Paolo per la doppia conferenza stampa, quella di Rino Gattuso e quella di Paolo Fonseca, ma soprattutto siamo in compagnia di Alessandro De Mattia, di Franco Di Stasio, di Carlo Claps, che ringrazio ancora per aver accettato l'invito e per stare con noi stasera. Naturalmente, visto che il nostro è uno studio veramente aperto, noi restiamo in onda, poi voi quando decidete di lasciare lo studio nessuno vi terrà incatenati alle poltroncine, parola mia d'onore. Match report, questo è un modo per analizzare la partita al di là del tabellino. Il possesso palla del Napoli è schiacciante, 60-40, 59-48. I tiri totali, guardate un po', 18-5, ma sono quelli in porta che fanno la differenza, 12 per il Napoli, 4 per la Roma, quindi un terzo la Roma, e addirittura il calcio d'angolo 8-1, quindi una vittoria certificata dal punteggio, ma certificata anche da questi numeri che ci fanno capire come il Napoli è stato padrone assoluto della gara dal primo all'ultimo. Un risultato stretto addirittura. Ecco, io qua mi hai rubato la considerazione, perché stavo dicendo, se proprio un rammarico stasera c'è, è quello che il Napoli ha dovuto aspettare una magia, un colpo da maestro di Lorenzo Insigne per una partita che avrebbe potuto vincere, non dico in scioltezza, ma quasi, Franco. Perché il match report ci indica un dominio assoluto della squadra. Noi l'abbiamo visto, io do molta importanza nello sport ai numeri, perché tu hai la sensazione, ma a volte sai, puoi essere anche preso dal tifo, dalla passione, ma i numeri ci danno proprio la sensazione che avevamo visto giusto. Il Napoli ha dominato la partita, il Napoli ha dominato la partita e la doveva chiudere probabilmente il primo tempo e addirittura ha rischiato di pareggiarla. Quindi questa è una cosa che deve farci riflettere, perché ha lavorato tantissimo e, come dici tu, c'è stata una magia di Lorenzo, altrimenti potevamo pareggiare una partita che avevamo dominato nettamente ed era un peccato. Però abbiamo visto un grande Napoli, perché poi vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Se tu produci tutti questi numeri, come squadra ci sei, come gioco ci sei, fisicamente stai bene, magari con un pizzico di fortuna, un poco di cattiveria in più, insomma la base è molto buona, La base è molto buona. Assolutamente. Carlo, prova di Lorenzo Insigne. Oh, eccezionale, veramente è una forma smagliante, il vero capitano. In tutte le zone del campo ha fatto degli interventi difensivi ottimi e poi oltre ad assistere i compagni ha realizzato un grandissimo gol. E Napoli l'ha voluta vincere anche dopo il pareggio della Roma, no? Insomma, ha continuato ad attaccare rischiando anche qualcosina. Dobbiamo migliorare un po' nelle percentuali, perché leggendo i numeri 18 tiri a 5, però la Roma, però la Roma su 5 tiri 4 nello specchio della porta e 1 addirittura a segnare, quindi su 5 tiri un gol. Napoli su 18 tiri, 2 gol. Il rapporto 1 a 9, il nostro è loro 1 a 4. Penso che a mister Gattuso sono numeri che non faranno sotto piacere. Questo aspetto no. Che poi l'hai vinta con un Eurogol di Insigne, per carità, Insigne è un tuo calciatore sicuramente, però hai avuto almeno altre 7-8 occasioni nitide, costruite, pulite per poter portare a casa il match, e ti sei dovuto, diciamo, aspettare il gran gol da un tuo calciatore, però quella palla può entrare, può non entrare, l'abbiamo vista tantissime altre volte, mentre invece le altre occasioni sono state molto più nitide, quindi che so che... Però sai Alessandro, forse proprio il grande primo tempo è stato quello che ci ha fatto prendere il gol del pareggio, perché noi sull'1-0 volevamo chiudere la partita. Eravamo molto in fiducia, ci siamo proiettati. Eravamo certi di poterla chiudere la partita, quindi abbiamo avuto quel pizzico di fretta in più che ci stava facendo male. Perché noi sull'1-0 abbiamo preso un gol in casa in ripartenza. E non è neanche il primo. Che non purtroppo è neanche il primo. Quindi noi dobbiamo imparare a dosare, perché questa squadra è bella, è in fiducia e si vede. Però bisogna stare attenti certe volte, perché il campionato italiano da questo punto di vista il livello è molto alto, per cui se tu dai spazio
Poi visto Dzeko che per un certo momento faceva reparto da solo, Oggi se io dovessi per esempio dare le pagelle, a me non piace dare le pagelle, però se io dovessi dare le pagelle per esempio a Insigne darei 9, perché Insigne oggi non ha sbagliato praticamente nulla. Bello. Una cosa incredibile. La prestazione di Lorenzo è sontuosa. Sontuosa. Perché è stato sul gol, io credo che sia una perla tirata fuori da un repertorio straordinario che solo chi ha i mezzi tecnici di Lorenzo Insigne può realizzare. Ma il gol è una perla in una partita dove il sacrificio di Lorenzo su quella fascia, il modo di comportarsi in campo verso i compagni lo ha fatto diventare capitano coraggioso. Sì, sì. Capitano coraggioso. Ma ha realizzato il gol che era 83-84. Insomma, dopo aver corso per quasi tutta la partita, ha avuto la forza di fare quell'ultima azione. Una delle più belle partite di Lorenzo Insigne come intensità, come qualità e anche come quantità. Sono d'accordo, ma io penso che da qualche mese a questa parte, no? Insigne si è preso il Napoli e Napoli si è preso nuovo Insigne, no? Dopo alcuni problemi che c'erano stati. Anche l'intervista che ha rilasciato di recente al Corriere della Sera, no? Lui ha messo in chiaro, ha detto abbiamo combinato qualche pasticcio ad inizio stagione, adesso dobbiamo fare di tutto per cercare di rimediare, dobbiamo stare sempre sulla corda, sempre sotto pressione, che questo è un gruppo che deve essere sempre lì indottrinato, super concentrato per poter rendere al meglio, per poter dare il massimo. E credo che un allenatore come mister Gattuso sia il massimo da questo punto di vista. Anche Koulibaly sta facendo molto di meglio. Non è un caso che tanti calciatori che si erano persi, no? Perché magari non erano più quegli allenamenti, quello stress mentale e fisico a cui erano sottoposti prima, adesso stiano ritornando a riprendere quella condizione. Vi chiedo una cosa, parto da Carlo, è la risposta caratterialmente che Gattuso si aspettava dopo la sconfitta di Bergamo, cioè dopo quel allarme lanciato dal tecnico, e voleva vedere questa prova anche caratterialmente, non solo tatticamente. Non lo sai disegnare, noi abbiamo parlato di Insigne che ha ammesso che questa squadra deve migliorare dal punto di vista caratteriale, tant'è che ha fatto autocritica, noi con Ancelotti volevamo, insomma, è stato un nostro punto debole, volevamo essere messi sotto torcio perché forse è una nostra carenza. Dopo la partita, dopo la sconfitta con l'Atalanta, Gattuso aveva lanciato un altro grido d'allarme, perché dopo aver preso il primo gol lui si è lamentato perché la squadra parlava troppo, si lamentava troppo, ma invece lui dice la grande squadra, lui poi è un vincente perché ha vinto a livello, insomma, come calciatore ha vinto tantissimo, ha iniziato bene anche da allenatore. Lui dice che la grande squadra deve reagire, non deve lamentarsi, non deve trovare alibi o scuse. E quindi ecco la risposta che si aspettava, sì, penso che questa sia la risposta che lui cercava, ma chiaramente Gattuso potrà essere importante per dare quella personalità in più a questa squadra che serve per fare quel passo in più che manca, perché insomma, io voglio dire, dicevi tu, questo Napoli è già grande, no? È già grande, per fare quel passo, quel salto di qualità in più, chiaramente qualche acquisto non fa mai male, in più però la personalità, il carattere, la mentalità vincente, è quella che gliela può dare l'allenatore e anche i risultati, chiaramente, che vengono. Io credo che Gattuso abbia forte il senso del lavoro. Perché lui non è un beneficiato dalla fortuna, ha una tecnica straordinaria, lui ha sempre basato tutte le sue fortune sul lavoro. Quindi è uno che sa benissimo l'importanza dell'impegno e lo sta comunicando alla squadra. Perché lui non era tecnicamente fantastico, però gli piaceva Gattuso. Però era sempre uno dei migliori in campo. Era sempre uno dei migliori in campo. Correva per quattro. Correva per quattro e ha vinto, e ha vinto tanto. Quindi lui sa benissimo questa cosa e sta dando questa informazione da maestro a questi ragazzi che probabilmente hanno bisogno di questo. Perché noi per esempio abbiamo un paio di calciatori che secondo me sono di livello altissimo, come Fabian Ruiz e Koulibaly, che a volte
Koulibaly, sì, per esempio, fa le partite da 10 qualche volta svagato, ma perché è un calo di concentrazione. È un calo di concentrazione. Allora lui sta migliorando proprio da questo punto di vista. Peccato, perché questa è una stagione che il Napoli poteva togliersi belle soddisfazioni. E a proposito di cultura del lavoro, io insisto, mi auguro che veramente venga fatta un'altra considerazione sul possibile rinnovo di José María Callejo. Ma tu cosa intendi per altra considerazione? No, mi auguro che entrambe le parti, sia il calciatore sia il Napoli. La verità che la palla è più nelle mani dello Spagnolo che del Napoli, certo, per amore di verità, perché poi certo, è sempre quell'offerta presentata qualche mese fa dal Napoli. È chiaro che se il Napoli veramente vuole che Callejon continui la sua avventura in maglia azzurra, il Napoli un passo in avanti verso Callejon lo può fare. Io non credo che sia oggi un discorso di natura economica, è un discorso che fa di valutazione per quello che deve essere il futuro di Callejon. Le sirene di un ritorno in Spagna, di un ritorno a casa, sono sirene alle quali un uomo ha difficoltà a resistere, io credo, e questo è il mio punto di vista. Carlo, scusami, Callejon è stato sempre un grandissimo affare per Napoli, perché quello per il rendimento che ha è stato pagato poco. Cioè, io voglio dire, non solo niente, quando l'ha acquistato, niente, ma anche, diciamo, la retribuzione, insomma, sì, il suo stipendio non è altissimo rispetto al suo rendimento. Quindi il Napoli potrebbe farlo un regalino a questo, anche se è un controsenso, perché ormai l'età avanza, però se lo merita, se lo merita un riconoscimento per quello che ha fatto, no, per quello che ha dato in 7 anni, perché... secondo me. Però guardiamo la questione, per esempio, se io fossi il presidente del Napoli farei follie per farlo restare, ma nell'impostazione di una società, questo è da valutare, perché lui va certamente verso un calo di rendimento legato all'età e anche all'usura, per quanto sia uno straordinariamente in forma, ma tu il meglio lui lo ha già dato. Però lui non ci ha sempre giocato. Valutazione di lui ha sempre giocato. Sì. Quindi si è consumato molto, ha usurato molto, dico, ha giocato una società non giocherebbe più 50 partite, ne giocherebbe 20-25. E questo però cosa significa? Ti impedisce, no, ma e ti impedisce anche come società di crescere, per pensare ad un sostituto più giovane e che possa diventare come Callejon, perché l'abbiamo detto durante la trasmissione, ribadiamo adesso, trovare un altro Callejon è impossibile. Però tu hai l'obbligo come società, nella progettualità di un club che vuole continuare a crescere, di cominciare a valutare una sostituzione di un giocatore bravo, che si possa avvicinare tecnicamente a Callejon, ma più giovane di Callejon. Cioè non puoi restare come società bloccato a Callejon, non sei obbligato anche proprio la società a devi dimostrare il suo valore trovando un giovane che abbia le stesse caratteristiche o più o meno le stesse caratteristiche. Perché io credo che questa sia proprio un'impostazione della società Calcio Napoli, proprio per la difficoltà di agire. Io ripeto, da tifoso lo confermerei subito, non c'è dubbio dello stipendio. Non c'è dubbio. Però questo è un altro discorso. Anzi, io ho apprezzato anche quello che ha dichiarato Mertens, dice, sto cercando di convincere Callejon a restare, fai bene, stasera un motivo in più per dire resta, però fa benissimo anche la società a fare valutazioni slegate dal rinnovo di Callejon. Ecco, non vorrei che il Napoli si sentisse obbligato sentimentalmente, che tutti lo siamo legati sentimentalmente. Per me se fai via Callejon va via un pezzo di storia bella del Napoli. No, però io al di là di questo io ne faccio. Però il calcio di oggi è il calcio dove devono prevalere i sentimenti o deve prevalere la ragione, cioè mente e cuore. In questo momento, per una società che vuole continuare a crescere, nell'operazione è la mente o il cuore che deve agire sui dirigenti? In un contesto dove di cuore non si parla proprio. Ma che non esiste più il cuore del calcio. Anche se Callejon il cuore lo ha dimostrato. No, ma io ti ripeto, proprio per me è un calciatore, tra l'altro lo conosco personalmente, è un ragazzo fantastico, è veramente una persona straordinaria. Ripeto, io lo pagherei anche di più, però capisco le scelte di una società che deve crescere, che deve competere e che deve garantirsi un futuro, perché guardate che una squadra di calcio
C'ha una problematica enorme, che tu devi tutelare il calciatore, ma nell'ambito di una tutela di una squadra. Certo, devi andare a salvaguardare poi perché tutta una serie. Per una crescita generale ovviamente fai crescere tutti quelli che stanno in una squadra. Se crei una tappa limitante, crei una tappa limitante per tutti gli altri. Quindi secondo me è da valutare questa cosa. Assolutamente, è da valutare anche con freddezza. Con freddezza. Perché se ti fai prendere dai sentimenti stasera, dove c'è il contratto? Farei giocare ancora Careca, farei giocare, capito? Io mi rendo conto. Oggi è il 5 luglio, anzi lo era o lo è ancora. No, per qualche minuto, no, per un qualche minuto. Secondo, per qualche secondo lo è ancora. Vabbè, Diego, vabbè. Comunque facciamo una valutazione, il migliore in campo, credo siete tutti d'accordo, Lorenzo. Ma per Lorenzo, carità, vi devo dire che possiamo a giusta ragione decantare le doti di Lorenzo, perché Lorenzo ha un bagaglio tecnico straordinario, adesso è un uomo fatto, porta quella fascia al braccio senza avvertire più il peso della responsabilità di quella fascia al braccio. A me stasera, al di là di Lorenzo, che è stato straordinario, è piaciuto molto Mario Rui. Non so, sì, voi... stavo dicendo prima. Partita straordinaria. Ha fatto un assist sul gol di Caion. Ha fatto l'assist e poi era presente, ha fatto belle diagonali. Zielinski anche aveva fatto una bella verticalizzazione. Grandissimo Mario Rui, ma favorito dal fatto che Lorenzo gli ha dato una mano enorme. Certo. La stessa fascia. Quella stessa fascia, hanno fatto una cosa pazzesca. Sì. Ragazzi, dopo il gol Lorenzo poi è andato a recuperare un pallone al limite dell'area di rigore del Napoli. Ragazzi, cioè, dopo il gol, sulla volta, ancora col cervello obnubilato dalla grande realizzazione. Tu invece hai avuto la freddezza, pronti via, palla al centro. È anche un messaggio che dai a tutta la squadra. Certo, no? Il capitano ha fatto gol, si va già a sacrificare. Perché il capitano che dà l'esempio ai compagni, ragazzi, ho fatto gol, sono quello che sono, ma mi vado a prendere il pallone in difesa. Forse. E il i ragazzi non cosa dicono? Le grandi fasce che sono importantissime in questo gioco moderno, ma lo erano anche prima, e si fanno con i calciatori che fra di loro si interfacciano. Io ricordo, e penso che qualcuno di voi se lo ricorda, la fascia Buso-Bordin, che era una fascia destra, e quei due collaboravano molto 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 bene, ed era una fascia destra efficace. Comunque, io torno a ripetere, a me piace che si metta definitivamente una pietra sopra sul concetto Lorenzo Insigne bravo, ma ecco, vorrei che da questa sera in poi quel Lorenzo Insigne bravo ma venga cancellato definitivamente e possa essere sostituito con Lorenzo Insigne bravo, punto. Sì. Basta, sì. Basta, perché Lorenzo è un capitale straordinario del calcio Napoli e del calcio italiano. Adesso è un uomo fatto, adesso è un calciatore completo. Il Napoli da Lorenzo può ricevere solo grandi soddisfazioni, che saranno grandi soddisfazioni che io mi auguro Lorenzo possa prendersi con la maglia del Napoli, sì. Perché adesso l'abbiamo visto alzare la Coppa Italia al cielo, ma il vero sogno di Lorenzo Insigne è quello di diventare, di essere capitano di una squadra campione d'Italia. Certo. Credo che anche come maturazione per l'essere umano Lorenzo Insigne, che è importantissimo, perché non si può scindere, non si possono scindere umano, le due tecnico. Cose, lui ha visto, perché vedrà che con il suo impegno e con il suo lavoro e con i risultati che sta ottenendo, la città è tutta con lui. E questo è importante, Gattuso, parlavamo di lavoro, e questa è una cosa che è fondamentale. Lo potrà aiutare tantissimo Gattuso in questo, Gattuso secondo me già in questi mesi ha svolto un lavoro straordinario su Lorenzo. Lorenzo si è dato nelle mani di Gattuso, perché ha capito che Gattuso è un uomo vero. E quando scocca la scintilla, ragazzi, poi io l'esultanza di Lorenzo al gol che va da Gattuso petto è un segnale. Calmo, tu ti ricordi quest'estate a Di Maro? Lui già stava tentando di riconquistare i tifosi, sì. Perché era più sorridente, è più molto ottimista, più disponibile. Ha fatto qualche frecciatina ad Ancelotti sul ruolo, però lui già stava iniziando, perché Lorenzo è un uomo di grande personalità, Lorenzo è un uomo di grande carattere. A te non arrivi a questi livelli. Non puoi arrivare a questi livelli. No, è partito da Di Maro, però la cosa non stava riuscendo tanto bene.
Invece poi, da quando è venuto Gattuso, perché poi il rapporto con Ancelotti non è stato facile per l'Insigne. No. Per una serie di... invece da quando c'è Gattuso si è lasciato andare, perché ha grande fiducia, Gattuso ha grande fiducia in Insigne, Insigne ha trovato un grande feeling con l'allenatore. Secondo me è cambiata un po' l'immagine, è cambiata anche l'immagine di Lorenzo. Prima veniva considerato a torto, secondo me, prevalentemente un po' viziato, un po' indolente. Però è grazie a lui che è cambiato, perché lui secondo si me Gattuso è entrato nella testa, gli ha detto tu con il lavoro, con il sacrificio che lui bene o male ha sempre fatto, perché poi fondamentalmente non si è mai risparmiato. Con Benitez, quello che faceva Lorenzo Insigne. Quindi voglio dire. Con Lorenzo Insigne, Lorenzo ha iniziato a capire cosa significava il sacrificio e la fase difensiva, la fase di non possesso, le due fasi. Io penso che l'impegno l'ha sempre avuto. Sì, a me ha dato fastidio e continuerà a darmi fastidio, ove mai dovesse tornare ad accadere una cosa del genere, quel voler criticare gli atteggiamenti al di fuori del campo di Lorenzo Insigne. L'ultimo, per esempio, in ordine di tempo, sul quale si è discusso, e lo hanno fatto quelli che evidentemente sono animati da sentimenti di antinapoletanità, è il discorso della Lamborghini che gli è stata regalata, non gli è stata regalata, la moglie e quant'altro. Io credo che Lorenzo Insigne meriti di viaggiare in Lamborghini, perché fa un lavoro dove è ben ripagato e fa questo lavoro alla grande, quella è la sua vita privata, questo è il mio punto di vista. Quando Lorenzo va a fare la beneficenza agli ospedali napoletani, quando Lorenzo Insigne, senza far sapere niente a nessuno, chiama al presidente della regione De Luca e dice come devo fare perché voglio regalare i ventilatori polmonari, voglio mettere... i sentimenti di antinapoletanità non vengono fuori dai soliti noti. Però io credo che lui debba trarre una lezione da questa cosa. Per esempio, io sono un appassionato di tutto ciò che ha motore e la Lamborghini l'amo molto, quindi accetto molto questa cosa. Però lui deve capire che magari, proprio perché si espone a critiche magari non giuste e pretestuose, la prossima volta lo fa in silenzio. Cioè lui deve imparare anche a gestire. No, attenzione, quello l'aveva fatto in silenzio, quella è la foto è uscita così, non era stato un modo per... Allora lui deve imparare a difendersi, perché poi merita di essere tutelato e non deve prestare il fianco a facili critiche. Perché ha ragione Carlo, quando ha fatto beneficenza, nessuno ha intervento. Allora mettiamo in luce questa cosa e lui deve cercare di evitare. Io gli do consigli da napoletano, perché guardate che il suo ruolo è difficile. Il suo ruolo è molto complicato. Assolutamente molto difficile. Lo sappiamo tutti a Napoli, calciatori napoletani, che cosa devono... Però io voglio dire, fondamentalmente quell'auto se l'è comprata con soldi che percepisce uno stipendio per un'attività più che legale, paga le tasse, quindi voglio dire libero che faccia il lavoro. Il discorso, secondo me, è che... Approvo anche la scelta. Mourinho disse una frase una volta quando un giornalista gli chiese come mai stavano sempre tutti ad attaccarlo, a criticarlo. Lui disse una cosa molto semplice, secondo me è la cosa più vera e giusta che esista. Dice neanche il nostro signore era simpatico a tutti, figuriamoci se posso esserlo io che non ho il carattere di nostro signore. Voglio dire, Insigne secondo me anche... capito questo, che non potrà mai piacere a tutti necessariamente, perché poi ognuno si porta dietro la sua idea di calcio, i suoi preconcetti, le sue idee, eccetera. Però deve stare sereno, lui deve essere consapevole di quello che può dare, di quello che fa, e fregarsene e andare avanti con la sua strada. Se gioca così, sarà giudicato sempre e solo per quello che fa in campo. Esattamente, è chiamato a fare questo. E quello che diceva Carlo, è la sua tutela e giocare bene. È chiamato a fare questo, fondamentalmente. Ma... sì, è la sua tutela. C'è poco da fare. Lui, più degli altri, è poi, secondo me, da napoletano c'è chi si porta dietro il fatto di dire lui è uno... che ce l'ha fatta, no? Perché poi di diventare dei grandi calciatori ci abbiamo sognato tutti, no? Di essere. Certo. Lui invece è quello che ce l'ha fatta, il suo sogno è diventato realtà e magari si porta dietro quella parte di pubblico che dice se invece ci fossi io al suo posto potrei dare qualcosa in più, lui è stato un fortunato, è uno che ha beneficiato Napoli di chissà quale follia. È difficile. Assolutamente. Napoli è proprio complicato da questo punto di vista. Io sono napoletano verace come voi, amo questa città in maniera viscerale.
per lei è una città molto complicata. Perché perdona, ai suoi figli perdona molto nulla. Noi siamo molto esterofili. Siamo il campione. Chi viene da fuori diventa un napoletano, no? Mettersi è diventato napoletano e poi napoletano. Messo in evidenza rispetto a quello che fa Insigne, perché poi noi viene non da abbiamo fuori. Niente come professionisti qua. Assolutamente. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno, però Napoli è un po' complicata. Sono d'accordo. Ha capito, lo ha capito a sue spese. Certo. Lo ha capito sulla sua pelle e questa partita dimostra che lui adesso è un'altra persona. Adesso è Lorenzo Insigne che vogliamo noi e c'ha 5-6 anni che può giocare a livelli altissimi. Perché è un ragazzo serio che si allena. Allora, noi siamo in attesa di collegarci col San Paolo, tra poco Rino Gattuso e Paolo Fonseca in conferenza stampa. Credo che ci sia qualche amico al telefono, non vorrei sbagliare. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, è in diretta, prego, buonasera. Pronto, buonasera Carlo, sono Domenico Salvomero. Ciao Domenico, buonasera a te, forza Napoli. Volevo dire, vabbè, in sofferenza abbiamo vinto anche questa partita, fortunatamente. Non dovevamo soffrire, vista la superiorità netta mostrata dal Napoli. Questo è il rammarico di stasera. Era una partita che dovevi, che avevi in pugno, dovevi chiudere. Prima della perla di Lorenzo già dovevi avere la partita in tasca. Esatto. Questa è la critica che possiamo muovere al Napoli stasera. Io da qualche mese voglio fare una nota, Carlo. Sì. Che mese voglio fare una nota di colore su questo benedetto allenatore della Roma. Sì. Che nella partita con lo Shakhtar Donetsk ebbe il coraggio di offendere i napoletani mettendosi la maschera di Zocco. No, non fu un'offesa, fu una scommessa dove... In una partita di Champions. Me lo ricordo però per amore... Non me ne frega niente della scommessa. Ma non era contro il Napoli, ma non facciamo i vittimisti a vita. No. Allora, lui fece una scommessa, se supero il turno e mi qualifico agli ottavi, vengo in conferenza con la maschera di Zoo. Anzi, dico la verità, a me è pure simpatica un allenatore che fa una cosa del genere. Ma non c'è offesa. Manifestata la contentezza, ma non in questo modo. Vabbè, ognuno la pensa in un modo, però se alleggeriamo a volte un po' con una battuta, una cosa, il calcio lo prendiamo sotto un'altra veste. Meglio Fonseca che si mette la maschera di Zorro che tanti ipocriti italiani. Abbiamo Gattuso, subito. Vittoria voluta. Allora, tra qualche istante sentiremo anche Paolo Fonseca, subito un giro veloce. Che Gattuso avete sentito, Franco? Devo dire la verità, ho visto un Gattuso napoletano, proprio concreto, pragmatico, ha detto le cose giuste, mi è piaciuto, come la squadra, e questa è la conferma. E ancora gli brucia la sconfitta di Bergamo, però. Moltissimi, ha sottolineato un'altra volta le chiacchiere. Perciò la mentalità è la cosa che abbiamo detto per tutta la puntata. Sta lavorando sulla mente dei calciatori. E questo è importante, perché si vede, la squadra è molto simile alle dichiarazioni di Gattuso. Carlo, secondo te? Sì, è corretto. Infatti prima commentavamo con Franco, lui ci tiene molto alla mentalità, al carattere della squadra, la mentalità vincente, poi l'impegno da parte di tutti, anche in un momento particolare, perché per noi questa fase del campionato è particolare, diciamo che serve, è propedeutica alla partita di Champions, quindi lui vuole l'impegno da parte di tutti. Ricordiamoci che Gattuso
durante un grande bel abbraccio con Kolarov. Durante beccati in un in Roma Milan. Ah sì. Ricordo quindi questo episodio. Bellissimo abbraccio. Guardate che belle immagini. Si mandarono anche a quel la paese regia. Poi stesso in campo Kolarov che stava due sulla fascia fino alla panchina. Questa è la vera immagine. Questo è lo sport. Bellissimo. Ricordo perché mi è rimasta impressa perché si mandarono a quel paese. Dopo 5 minuti Kolarov passò sulla sua fascia sinistra, c'era sulla panchina tecnica c'era lui e si abbracciarono al volo. Una bella immagine. Bellissima immagine. Questo fa bene allo sport. Sì, queste sono le immagini che piacerebbe vedere e commentare più spesso, sì, per amore di verità. Alessandro, che valutazione diamo a queste parole di Rino Gattuso? Ah, è difficile non essere d'accordo con il mister quando parla, tendenzialmente. Sono sempre molto lucide, dice sempre, secondo me, cose chiare e anche la lettura del match è giusta, secondo me. Un Napoli bello, brillante in fase di possesso, un po' meno bello, e qualcosa va rivista sicuramente e verrà rivista da mister Gattuso in fase di non possesso, perché il gol che è stato preso, così come è capitato anche in occasione con la Spal e tante altre, non è qualcosa che il Napoli può permettersi. Si è parlato già di Barcellona, però vedo che Gattuso ci vuole tempo, fa bene? Fa benissimo. Manca un mese, ragazzi, di energia nervosa a pensare a Barcellona sarebbe terribile. Certo. Anzi, adesso bisogna proprio giocare e pensare partita per partita per scaricare la tensione. Poi a magari cosa serve questa vittoria? Classifica la mano, per quello che dicevo io all'inizio, secondo voi, per dire al di sotto del quinto posto non scendo, cioè questo è l'obiettivo. Certo, un segno. In autostima. In autostima, perché poi quando lavori in settimana e vedi che sul campo le cose ti vanno bene, vinci, sei anche portato a lavorare molto meglio, no? Quando vinci lavori con più serenità, lavori con più scioltezza. L'associazione più serenità. Direttamente proporzionale fra impegno in allenamento, i risultati che ottieni fa sì che cerchi di impegnarti sempre di più in allenamento per migliorare. È direttamente proporzionale che lega le cose, e così ti aiuta anche a scaricare l'energia. Che poi penso, quando in realtà perdi dovresti essere più forte mentalmente, a lavorare ancora di più, sì, a dare più sacrificio per andare poi a... Il problema è che si attacca poi sui neurotrasmettitori, certo, poi un giorno lo facciamo, il discorso è complicato, però... La psicologia... Napoli e Roma sono appaiate, hanno gli stessi punti in classifica, nello scontro diretto sono alla pari, 2-1 per la Roma all'andata, 2-1 per il Napoli al ritorno. A questo punto vale la differenza reti generale, la Roma è in vantaggio. Nel caso in cui fosse pari anche la differenza reti, vale per la classifica la squadra che ha il miglior attacco. Però insomma il Napoli di qui a fine campionato butterà la Roma indietro, sì, di parecchi punti. Il particolare è molto curioso, che appena credo 45 giorni fa, ovviamente evitiamo il periodo di lockdown, il Napoli aveva 14 punti in meno della Roma. Napoli ha recuperato ai giallorossi la bellezza di 14 punti con la vittoria di stasera. Che tante vittorie. Cioè, grande cammino del Napoli, ma anche una Roma che è crollata. Non c'è società. Senza società si crolla. Tra poco sentiremo Paolo Fonseca, però la partita il Napoli l'ha comandata in lungo e largo. Abbiamo visto il match report, credo non ci siano... Non ci siano alibi, no, per la sconfitta della Roma stasera. Forse anche la sofferenza che abbiamo avuto tutti, anche il telespettatore, era legata al fatto che non lo meritavamo. Era ancora peggio. Cioè, pareggiare così... Poi si brucia ancora di più. Brucia ancora di più. Ma dico, infatti, alla fine siamo qui a magnificare la vittoria del Napoli, ma a magnificare soprattutto un grande Lorenzo Insigne, ma anche a recriminare, perché questa è una partita che il Napoli avrebbe dovuto vincere in scioltezza. La superiorità è stata manifesta, sì, sì, da parte del Napoli. Non c'è stata dal partita, primo... non c'è stata. Ma i centrocampisti si stanno conservando i gol per la Champions. Tu dici? Speriamo. Perché li devono fare sti gol, perché ce l'hanno. Ruiz, il tiro, c'ha un grandissimo tiro, Zielinski, e l'ha dimostrato più di noi. Zielinski ce l'ha, insomma, voglio dire. Zielinski è un talento. Ogni tanto Zielinski si intende. Deve solo convincersi. Ha detto giunto. Che è un si deve convincere di essere un grande calciatore. Gli allenatori che lo hanno avuto, che lui potenzialmente. Però quest'anno è migliorato molto, cioè,
perché gioca di più e quindi c'è una grande continuità nelle prestazioni. Però deve ancora fare quel salto. Però rispetto agli altri anni lo vedo. Però è un giocatore che gioca di destro, sinistra, no, si gira in un metro quadro. La velocità del movimento. Poi strappa, quello no, strappo, quella capacità. Strappo, che la capacità. Fisicamente è fortissimo, tecnicamente è fortissimo. Attacca lo spazio, può fare gol. Ragazzi, giocatore vero. Posso dire una cosa? Il Napoli ha una rosa altamente competitiva. Oggi il Napoli, stasera il Napoli si permetteva il lusso di avere gente in panchina come Mertens, Politano, Younes, Maximovic. Ragazzi, allora un mio amico milanese, parlavamo per ci siamo sentiti, dice: ma tu nel Napoli che state facendo questa cosa, che cosa farei? Che compreresti? A me è uscito a rispondere nessuno. Cioè il Napoli in questo momento, se riuscissi a ottimizzare tutti i calciatori che c'ha, a portarli al rendimento, basterebbe veramente poco. E Gattuso l'ha detto, molti rimarranno. E lui sta puntando. Questo è un messaggio importante che ha dato. Un lavoro che fa per l'anno prossimo. Che fa l'anno prossimo, non c'è dubbio, Carlo, è prospettico. Certo. L'anno scorso, dopo febbraio, il Napoli perse l'occasione di poter studiare bene il suo futuro per arrivare pronto poi a questa stagione, no? Se vi ricordate, con la Juve che era ormai lontana e l'Inter si faceva male da solo con la vicenda Icardi, con lo spogliatoio spaccato, eccetera. Arrivammo scarichi a quella sfida con l'Arsenal, che era diventata la sfida più importante, perché in campionato ormai andavamo a folle sostanzialmente, sì, perché non c'era più nulla. Adesso Gattuso sa che questo rischio non lo si può correre, che queste 8 partite sono fondamentali, non tanto per la sfida contro il Barcellona, che è sicuramente importante, ma soprattutto per poi per l'anno prossimo, per la stagione prossima. Esatto. A questo punto, visto che stiamo parlando dell'anno prossimo, la continuità, e pare che Milik vada via a questo punto, perché non ha rinnovato. Allora, perché diciamo prima, noi abbiamo un organico forte, quindi anche con Milik, secondo me, però a questo punto, pensando al futuro, ma questo Osimhen può far fare il salto? No, ma faccio a te, faccio io a te. Osimhen è un calciatore del quale tutti è molto giovane. È molto giovane. È un calciatore però di, tutti parlano di un potenziale crack. D'altra parte lo fa capire anche il costo del cartellino di Osimhen, cioè diventa... Quindi, cioè, dico, questo sarebbe l'acquisto che sostituisce Milik, o farà quindi questo sostituisce Mertens, Petagna e Osimhen come giocatore. Perché questo è il mio unico dubbio, nel senso l'attaccante. Io per una serie di motivi conosco molto bene il Lille, perché mio figlio ha fatto un Erasmus, è stato un anno, poi ha prolungato con l'università. Quindi andato... E quindi conosco bene al Lille. Infatti lui, all'epoca che il Lille vinse il campionato, che c'era Rudy Garcia, e Dario, mio figlio, conosce un poco tutti, conosceva tutti i calciatori. Quindi siamo un po' informati sul Lille. Questa squadra, l'ho detto anche, l'ho accennato anche prima, fa una preselezione. Sì, no. Quindi quando tu arrivi, un ragazzo che arriva in prima squadra, io vado al Lille e lo vado a comprare. Ha dato uno scouting molto forte. Molto forte. E di questo Osimhen si parla molto bene. Eccolo fisicamente qua. Devastante. L'allenatore della Roma, Paolo Fonseca, in diretta. Carlo, è devastante. Dalle casse, dalla stanza accanto. Ah. Per il giornalista. E va bene, questo dunque è Fonseca che... Spiace però, perché si è trovato in una situazione societaria caotica, poverino, con altre premesse. Sicuramente. Vabbè, però il Napoli ha strameritato. Sì, no, vabbè, lui, sulla partita non c'è dubbio, assolutamente. Grazie a Franco Di Stasio. Grazie a voi per avermi ospitato, mi sono divertito moltissimo. Grazie a Carlo Claps. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro De Mattia. Grazie a te, Carlo, ci vediamo domani sera. Con Goal Show alle 21 in diretta su TV Luna. Grazie a voi che ci avete preferito anche questa sera. Buona serata, forza Napoli, e lo dimostro di fatti, non ci accide nessuno. Ciao.